cantante da night, per sua fisiologia, è un po' antipatico, deve essere antipatico un pochettino, perché si veste in un altro modo, si mette il vestitino carino, deve far piacione con le donne, e separato dal resto dell'orchestra. E poi allora, in particolare in quegli anni, il cantante da night all'improvviso, la notte, quando era molto tardi, verso tardi, quando le coppie si riposavano dopo un alligalli, soppa di martello, dopo un alligalli, il cantante cantava in francese, perché allora sapere il francese significava, ma lui non lo sapeva, però cantava in francese, imitando i grandi cantanti francesi che ci avevano preceduto, delle cave esistenzialiste. Infatti si vestiva tutto di nero, scarpe nere, pedalini neri, calzoni neri, mutande presumibilmente nere, maglione nero di quelli che finiscono qua. Però essendo un imitatore, come tutti gli imitatori, imitando esasperava un po', e lui c'aveva il maglione e il collo gli finiva qua, un callo, e cantasse lo tirava giù, preparava. Questo succedeva verso le 2:20, tra le 2:20 e le 2:15, alle 2:18 il cantante italiano cantava alla francese, l'occhio de bove, noi chiamavamo l'occhio di bue, l'occhio de bove, la sigaretta, perché diceva che mai visto un cantante francese che fuma la pipa, o il sigaro, mai visto. S'atteggiava un po', si preparava, sguardo piacionico. Piacionico sarebbe acchiappesco. Si preparava, diciamo. Come a dire, poi te strumo. Strumo è un francesismo, non so se tutti possono. Francis. E comincia. Numéron per ca. 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 Me romperca. Me romperca. Tu m'as roterca, si me romperca. E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlando lo stesso concetto espresso prima cantando, parlava triste, malinconico, definitivo, amaro, nome no, meno uno, non me rompe il cano, meno uno, no. No. Tua.
a moi. Non mi dà con perché, no. Non mi dà con perché. 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 E finiva sempre così. La memoria è importante. La sai quella di quello che dice mia moglie adesso ci prepara il caffè. Amore, ci fai il caffè? Sì, amore. Adesso ci vuole. Amore, ci fai pure il dolcetto? Dice, sì, amore, ti faccio vedere. Adesso mia moglie ci fa pure il dolcetto. Amore, ci porti pure il nocello, quello dopo che... Sì, amore. Grazie, amore. E mia moglie adesso ci fa... Cioè, la ci piglia. Dice, ma quanti anni sono che sei sposato? 40 anni. Ah, e ancora la chiami amore. E che mi sono scordato come cazzo si chiama. La memoria. A volte delle micro sceneggiature geniali, formidabili, insomma. Vuoi che te ne riconto una, ma dai, sai, le basette le sanno tutti, o nessuno, insomma, perché sono. Dunque c'era un orango nella giungla, l'orango che si stava a fumare. Uno spinello, insomma, vabbè, ma che è l'uomo libero, insomma, certo. Che non è che sta. E stava, fumava proprio, e fumava, saltava da là, e c'era una lucertola vicino, si avvicina, sta lucertola gli fa, che fai? Fumo, che non si vede. Dice, ma che te stai a fumare? Uno spinello, è buono? È buono sì. Queste sono le pause. Mi fai fare un tiro? Ma che sei scemo? Un tiro di questo a te, a lucertola? Ce mori, no? Pennamo. E dai, fammi fare un tiro, fammi fare un tiro. Tira poco però, perché quella fa un tiro. Comincia, te lo dicevo, scusa, abbi pazienza, sei una lucertola, sì. Vado a bere, vado a bere, vado là, va bene, un po' d'acqua, ne faccio più sulla razzura. Stava a bere l'acqua, esce fuori il coccodrillo e fa, che sta a fare? Dice, sto a bere perché l'orango stava a fumare uno spinello, mi ha fatto fa un tiro. L'orango sta a fumare uno spinello. Non mi sente. Esce il coccodrillo, va da là, l'orango era distratto da sta parte, il coccodrillo da qua gli fa, au, l'orango si rivolta e fa, ma quant'acqua te sei bevuto?